Allora, ragazzi, questo è quello che vi trovate davanti. Hanno appena installato il bot. Un nome Titan del cazzo, due robot, 1000 coppe e 500.000 IC. Allora, non è complicato. Questo, vabbè, queste sono cazzate. Questo qua vi potete loggare con Facebook, che è anche il modo in cui il gioco salva il vostro profilo. Se vi si scassa il cellulare, però eravate loggati su Facebook. Una volta che reinstallate il gioco da un'altra parte, fate un'altra volta il login su Facebook e potete ricaricare il vostro profilo. Questa è la sensibilità della battaglia in camera, della camera di battaglia. Ve lo vedete stesso in battaglia. Qua potete cambiare il nome se ci scrivete sopra, se ci cliccate sopra. Queste sono le coppe, di solito se vincete si sale di coppe, se perdete si scende di coppe. Questi sono i due robot di base. Ogni robot e ogni arma può essere T1, T2 e T3. Chiaramente T3 è meglio di T2 che è meglio di T1. Qua ci sono quattro possibilità. Queste sono le armi. Questa è l'armatura del torso. Queste sono i potenziamenti delle gambe e questi sono i potenziamenti del chip, tipo del computer. Qua ci sono tutti i dati. Questa è la vita soltanto del torso. Questa è la resistenza al danno da proiettili. Questo robot, il Ravager, ha di base il 25%. Poi c'è anche una resistenza che si chiama HE, che si vede installando un'armatura verde. L'armatura verde ha resistenza HE, che sarebbe resistenza ai colpi esplosivi. Questa è la vita delle cosce. Quando vi distruggono le cosce andate più lenti. Questa è la vita del core. Il core sarebbe le palle, praticamente. E il core può essere danneggiato soltanto dopo che vi hanno distrutto il torso. E il core non riceve la resistenza in alcun modo. La resistenza sia a P che a HE dà resistenza soltanto al torso, a nient'altro, né alle armi, né alle gambe, né al core. Questa è la velocità massima quando non state sprintando. I robot possono avere o l'abilità di sprint, o l'abilità di salto, o l'abilità di volo. Questo c'ha l'abilità di sprint. Per cui questo 32 km/h è la velocità di base, 80 km/h è la velocità di sprint. Qua ti dice che lo sprint dura 10 secondi e ci mette 10 secondi per ricaricarsi. Radar distance, questa è una cosa nuova. Praticamente questo robot può individuare i nemici a 500 metri. Radar signature invece. Se ce l'avete al 100%, mettiamo che questo robot va contro un altro robot tale e quale, per cui anche lui che abbia 500 metri al 100%. Entrambi si vedranno a 500 metri. Se invece tutti e due hanno un radar distance di 500 metri, però uno dei due ha un radar signature del 50%, quell'altro robot invece di vederlo a 500 metri lo vedrà a 250 metri. Quindi dovete fare 500 metri per il 100% o per il 50% quello che è, quindi praticamente è una specie di stealth. Cioè se sviluppate l'abilità stealth i nemici vi vedranno da più vicino, quindi li potete colpire da lontano senza problemi. Poi quali sono le armi? Questo c'ha due armi leggere laterali, un'arma pesante in alto e un'arma speciale dietro. Le armi leggere, se ci cliccate sopra, questi sono gli upgrade delle armi. Le armi T1 hanno due upgrade, le armi T2 hanno tre upgrade, le armi T3 hanno quattro upgrade. Se ci cliccate sopra, escono fuori tutti i possibili upgrade. Questo è più munizioni, questa è la resistenza dell'arma, questa è la velocità di sparo. Questa è la velocità di ricarica, questi sono i proiettili che fanno più male. Io ho fatto tutta una scheda per vedere quale
quali sono i potenziamenti che danno il DPS migliore e tutto il resto presso, però vabbè, questo ne parlo più tardi. Come armi leggere, se cliccate sul mango, questa città potete rimuovere nello storage, poi lui si trova senza arma, e poi ve la ritrovate qua, equip, queste equip che vuol dire che ce l'avete già, invece tutte queste altre sono da comprare. Le potete comprare tutte a livello T1. Queste sono tutte le armi leggere che ci sono adesso nel gioco. 1, 2 e 3. Solo 3. Invece le armi pesanti, questa che c'ha in testa. Replace weapon. E si vede che ce ne stanno due. Sempre da comprare. Hammer e Sarisa. Per le armi, questo è l'HP. Comunque in questo gioco le armi possono essere distrutte. Se colpite quest'arma, gli togliete 1500 HP, l'arma salta ed addio. Questo è il danno che fa per ogni proiettile. Questa è la distanza massima. Questo è il numero di proiettili che ha. Questo è il tempo di reload per ricaricare tutti i proiettili. Alcune armi ricaricano mentre si spara, altre no. Questa ricarica mentre si spara. E questo significa che spara 60 proiettili al minuto, quindi uno ogni secondo. Queste sono le armi, questa invece è l'armatura del torso. L'armatura del torso ce ne sono di tre tipi: blu, che è resistenza ai proiettili, arancio, che è resistenza a niente, però in compenso ti dà più vita, e verde, resistenza ai colpi esplosivi. Sarebbe high explosives. Poi i tipi di armature sono tre: leggera, leggera, light, medium, media e pesante. L'armatura pesante ti dà tanto HP, ti dà tanta resistenza, però ti rallenta. Rallenta sia la velocità di base che la velocità di sprint. L'armatura media invece ti dà. L'armatura media non ti, non ti fa andare né più veloce né più lenta, però ti dà media HP e un poco di resistenza. L'armatura veloce invece addirittura ti fa andare più veloce, sia la velocità di base che la velocità di sprint. Però ti dà pochissimo HP e poca resistenza. La stessa invece l'armatura arancioni non ti danno resistenza a niente, però in compenso ti dà il doppio dell'HP rispetto all'armatura blu pesante. Questa è pesante arancio, ti dà 1200, pesante blu ti dà 600, però ti dà anche 10 di resistenza ai proiettili. Il rallentamento è lo stesso, meno 1,44, meno 2,52, meno 1,44, meno 2,52, è lo stesso per quella verde pesante che sta qua. Questi invece sono i pungenti delle cosce, l'armatura delle cosce, in modo che siano più resistenti e non vengano distrutte, quindi non vi rallentano, però non serve un cazzo. Questa aumenta la velocità di base. Questa aumenta, riduce il cooldown dello sprint, quindi potete sprintare più spesso. Questo allunga lo sprint, invece di 10 secondi diventa 11. E questo invece aumenta la velocità dello sprint. Per mo sono 3, quando il Ravager sarà T3 diventeranno 5 questi possibili upgrade. Questo invece è il chip. Questo dà vita al core, che sarebbe questa parte qua centrale, che è possibile colpire solo dopo aver distrutto il torso. Questa è la resistenza elettrica, potremmo dire. Ci sta un'arma speciale che ti immobilizza per tipo 5 secondi. Se avete il 50% di resistenza MP, invece di essere immobilizzati per 5 secondi, sarete immobilizzati per 2 secondi e mezzo. Questo è utile per robot lenti che non possono sfuggire ai piccoletti bastardi che hanno quest'arma. Questo è il radar, aumenta la distanza a cui è possibile vedere i nemici, quei 500 metri di prima. Installando questo vedrete nemici da più lontano. Questo invece è lo stealth. Se un nemico vi vede a 500 metri col 100%, vi vedrà
a 250 metri se portate questa radar signature a 50. Però con questi bot qua non è possibile portarla a 50. E questo è tutto. Ogni hangar ha 6 posti. Questi sono robot medi e occupano 2 posti. Poi ci sono i robot piccoli che occupano un posto, tipo questo. E ci sono i robot pesanti, cioè che in realtà è uno, che è questo qua, che occupa 3 posti. Quindi con questi 6 spazi disponibili potete metterci, no? 2 pesanti, o 3 medi, o 6 piccoli, oppure una combinazione di questi qua. Questo è il robot speciale che costa 21 euro. È bello, ma non è assolutamente OP. Ci sta pure un cazzo di robot volante che però non si può comprare ancora. Si può vincere soltanto con degli eventi, anche se tra poco sarà possibile comprarlo. Probabilmente al posto di questo. Questo diventerà un robot normale. E quello volante si potrà comprare a 21 euro. E penso che basta. No, qua dietro ci sta il Javelin. Questo è un missile che si può sparare ogni 20 secondi. In pratica rompe un po' il cazzo. Se uno non sta attento, bisogna guardare per aria per evitarli. Qua ci sta la lista amici, ma non c'è amici. Qua si fa il plotone e qua si gioca. Una cosa importante da sapere è l'upgrade. Tipo, come cazzo faccio a portare questo Hammer AT2? Per portare questo Hammer AT2 devo installare, devo riempirlo di potenziamenti T1. E tipo ci mettiamo un magazine pagato 40k e un automation altri 40k. Quando l'arma T1 è piena di potenziamenti T1 è possibile portarla a T2 pagando 700 che non ho. Poi, una volta diventata T2, quando la riempirete di potenziamenti T2 sarà possibile portarla a T3. Una volta che T3 avete 4 posti di potenziamento e ci potete fare quel cazzo volete. I potenziamenti restano, quindi una volta che questo viene portato a T2, ti creerà un nuovo posto, un terzo slot per il potenziamento e questi due rimarranno dove stanno. Nell'ultimo update che hanno fatto non è più possibile sostituire un upgrade, ti può soltanto distruggere, quindi non è che posso cambiare come le armi si cambiano con un'altra arma. Qua non si può fare. Qua non posso sostituire questo magazine con un altro pezzo. Lo posso soltanto distruggere e poi dopo installare un altro pezzo. Però io ho trovato un escamotage che non distrugge niente e ti fa pure risparmiare i soldi. Quindi per questo dovete chiedere a me. La stessa cosa vale per i bot. Una volta che questo bot T1 avrà tutti questi 1, 2, 3. 1 e 1-2 riempiti di potenziamenti T1, uscirà qua una scritta, dice lo vuoi portare a T2, quindi uguale alle armi. Anche per i robot non è possibile rimuovere gli upgrade. Una volta installato questo system hardening, per dire, non si può sostituire, ti può soltanto distruggere pagando metà del prezzo che ti è costato. Però anche qua ho trovato un escamotage. Quindi chiedete a me. È fondamentale che non compriate a cazzo, perché sennò sono soldi buttati e qua i soldi valgono. Quindi ci sono dei setup che matematicamente funzionano meglio. Anche per questo chiedete a me.